Ciao a tutte e bentornate nel mio canale, se siete nuove benvenute, io sono Stefania. Nel video di oggi vi farò vedere come ho realizzato le mie pagine per il mese di maggio. Inizierò subito col dirvi che alcune cose sono andate, diciamo, nel verso sbagliato. Come potete vedere non c'è stata la solita introduzione, parte della cover è già stata fatta, questo perché il cellulare ha smesso di registrare. Non c'è un vero e proprio motivo, cioè tipo dopo che ho acceso la candela io non me ne sono accorta, sono andata avanti e il telefono non ha registrato assolutamente niente. Non è la prima volta che mi fa questo scherzo, voglio dire, se avete visto il flip through del mese di marzo del mio reading journal sapete che in alcuni momenti ho smesso senza motivo di registrare l'audio, ho continuato a registrare le immagini ma non l'audio e non ho ancora capito il perché. È la seconda volta che mi fa questo brutto scherzo, spero che sia anche l'ultima. Come potete vedere ho scelto un tema molto facile perché avevo bisogno di farlo in fretta in un certo senso, non avevo abbastanza tempo da dedicare a maggio. Non mi piace particolarmente il risultato, anzi per niente, poi tra l'altro sono tornata indietro, qui non lo vedrete, ad aggiungere dei disegnini qua e là nella cover perché era troppo deprimente. In realtà ancora adesso è abbastanza deprimente, oserei dirlo. Ho realizzato un tema che fosse appunto facile e veloce per un semplice motivo, che mentre per il reading journal non mi interessa avere le pagine pronte a inizio mese, è necessario che lo siano per il bullet journal. Cioè non posso arrivare a creare le pagine a metà maggio per il mese di maggio. Quindi, essendo che questa volta sono arrivata praticamente alla fine di aprile e mi sono dovuta dare una svegliata, ho optato per questo tema. Diciamo che era completamente diverso nella mia testa, poi ho perso proprio completamente il filo di quello che volevo fare fin dall'inizio. Ho usato dei semplici pezzi di carta di fogli a righe, una brush pen della Stabilo e poi ho continuato a disegnare questi, diciamo, finti pezzi di carta qua e là, alcuni con delle scritte, più che altro per non lasciare le pagine troppo vuote, perché altrimenti erano davvero un po' deprimenti. Diciamo che finora mi sto rendendo conto che siamo al quinto mese dell'anno e se sono riuscita a creare due temi che mi hanno, diciamo, un minimo soddisfatta, ma non il tema di per sé, quello che ho creato io, e dire tanto. Ho paura che quest'anno su 12 mesi avrò 12 temi e penso che non arriverò neanche ad averne 4 realizzati come vorrei. Per quel che riguarda questa pagina, sono riuscita a fare un danno dopo l'altro. Sul serio, nonostante sia, diciamo, la più semplice da completare, sono riuscita a fare disastri. Come potete vedere dovrei inserire i giorni del mese, ho aggiunto un ritaglio di carta a quadretti, perché avevo scritto i giorni ma qualcosa non tornava, cioè il 31 mi finiva dove ci sarebbe dovuto essere il 26, tipo. Diciamo, gli occhi mi hanno giocato un brutto scherzo, quindi ho iniziato a non vedere esattamente i vari puntini nel punto giusto e quindi dove ci doveva essere un solo giorno sono riuscita a mettere anche 2 giorni e mezzo. L'altro errore è stato nel titolo, perché diciamo che volevo fare tutti i titoli, volevo scriverli al centro, e non ci sono riuscita, sarà che in genere prima li scrivo a matita, in questo caso non l'ho fatto.
E quindi ho iniziato così ad aggiungere i vari disegnini qua e là, più che altro per far sembrare la scelta voluta, quando in realtà era l'ennesimo errore. Forse è anche un po' questo che mi ha in un certo senso destabilizzata e che non avessi realmente preparato un granché le pagine, nel senso in genere a matita mi faccio mille riferimenti, se c'è da disegnare faccio il disegno già prima, se devo scrivere mi faccio già i punti in cui iniziare, in cui finire, faccio già la scritta a matita per avere un'idea. In questo caso ho fatto solo qualche disegno qua e là dei vari fogli che volevo aggiungere più che altro appunto da decorazione e poi mi sono trovata un po' a improvvisare e beh, direi che non sono un granché quando si parla di improvvisare, mi pare ovvio a questo punto. Qui, essendo che la pagina era dedicata all'emicrania, ho pensato di disegnare una faccina con la fasciatura sulla testa e un martello che gli sbatte in testa. Mi sembrava appropriato per il tema. Tra l'altro sto avendo dei seri problemi, oltre che col telefono che mi sta facendo un po' questi brutti scherzi, anche col computer, o almeno deduco sia il computer e non il programma con cui edito i video. Questo perché quando edito il video lo vedo in un certo modo, poi dopo lascio il programma da solo a lavorare per renderlo appunto, per poterlo mettere in versione che sia caricabile su YouTube. L'unico problema è che rendere un video anche di soli 10 o 15 minuti, il mio computer impiega 7-8 ore. Quindi generalmente lo abbandono lì alla sera, io me ne vado a dormire e lui lavora di notte. Quello che però non avevo notato in precedenza e che ho notato solo di recente è che in più video risulta esserci una cosa inguardabile. Nelle varie parti in cui introduco insomma le pagine che vado a creare, quindi quando c'è la scritta che appare cover page o visione mensile, insomma quella parte lì, non so per quale assurdo motivo metà dello schermo ha uno sfondo bianco, cioè si è andato a creare questa metà schermo bianca che va a coprire quello che in realtà ci dovrebbe essere. E sono sincera, quello sfondo bianco nella versione del video che io vedo mentre edito il video non c'era. Me ne sono accorta per puro caso e la cosa mi dà un fastidio immenso. Non avete idea. Il problema è che praticamente io dopo che carico un video li elimino dal computer perché occupano tantissima memoria. Quindi anche se io volessi, tra virgolette, risistemarlo, dovrei fare mille giri. Nel senso dovrei scaricare il video con l'errore da YouTube, tenerlo così com'è, editare quel video, quindi tagliare via tutte le parti con quel maledettissimo errore, risistemarlo. Qual è il problema? Che dopo aver rifatto quelle parti dovrei renderlo nuovamente, il che vuol dire altre 7-8 ore minimo per video, e ricaricarlo. E anche a caricarlo, quello purtroppo il brutto di vivere in mezzo al nulla e che spesso internet fa un po' schifo. E quindi anche lì impiega abbastanza tempo.
quindi onestamente non credo che ci potrò fare più di tanto. Quindi nonostante mi dia davvero fastidio, ma tantissimo, non solo un pochino, lascerò i video con quell'errore sperando che le persone non lo notino, che saltino esattamente da un punto all'altro senza guardare quei 4-5 secondi di clip in cui c'è l'errore che si ripete tra l'altro ogni volta che appare la clip di divisione, ma vabbè. Solo che sinceramente non ho molto tempo e preferirei dedicarlo per i nuovi video, nel senso vorrei riuscire davvero a caricare un video ogni settimana, a restare abbastanza su questa lunghezza d'onda che mi sono tra virgolette imposta. Non per altro, ma perché preferisco caricare un video a settimana piuttosto che passare 3 o 4 settimane senza caricare nulla e poi verso più o meno l'ultima settimana del mese caricare 3 o 4 video tutti insieme. Diciamo che ho iniziato a fare i video per YouTube più che altro per uscire un po' dalla mia comfort zone, sono delle cose che non avrei mai e poi mai pensato di fare e so di non essere ancora per niente brava. Però il fatto che non abbia gettato la spugna e che continui a provarci è già una grande soddisfazione per me. Quindi purtroppo quell'errore resterà. Sinceramente sto cercando di migliorare per quel che riguarda i video, cioè vorrei davvero tanto migliorare. Mettiamo le cose come stanno, non è che sto migliorando. Ci sto provando, ma penso che possiamo constatare che sia un fallimento totale. Nel senso, al di là di migliorare nell'editing, che quello già sarebbe una bella cosa, vorrei anche migliorare per quel che riguarda la registrazione dei video. Solo che purtroppo io registro utilizzando solo il cellulare. La macchina fotografica che ho funziona per fare foto. Per i video è pessima. Quindi in realtà posso utilizzare soltanto il cellulare. E capite anche voi che se faccio la registrazione dall'alto, quella classica di sempre, purtroppo non posso al contempo fare quelle da altre angolazioni, anche perché non è che si parla di fare un video quale può essere un unboxing che uno lo registra dall'alto e poi piuttosto registra lo stesso identico video da altre angolazioni, perché purtroppo in un plan with me quello che fai lo fai, cioè non è che realizzo una pagina e poi la rirealizzo. Comunque ci sto provando in qualche modo a trovare qualcosa per migliorare. Se avete dei suggerimenti sono sempre molto molto aperta, quindi fatemeli sapere. Con questo siamo arrivati alla fine del video, io vi voglio lasciare con un piccolo flip through del mese di maggio e vorrei sapere che tema avete scelto voi per maggio.
Io ho scelto questo tema un po' indefinito, non saprei come chiamarlo, boh, pezzi di carta, scarabocchi, non ne ho idea. E ripeto, purtroppo non sono soddisfatta del risultato finale, anche se i vari disegnini hanno reso il tutto leggermente migliore. Grazie mille per aver visto il video fin qui, ci vediamo alla prossima, ciao!